Molti anni fa Platone parlava di iperuranio, riferendosi ad un luogo dove secondo lui esistevano già tutte le idee, i sogni e i progetti alla quale una persona possa mai attingere. Il lavoro dell'artista, quindi, consiste nel collegarsi a questo mondo e dare una forma fisica all'idea con la quale è entrato in contatto. Ad un occhio attento risulta evidente che non è un uomo che ha un'idea, ma è l'idea che cerca un uomo per farsi realizzare. Per capire a fondo che cos'è l'intuizione e come funziona, dobbiamo partire da questa semplice riflessione. Tutto ciò che oggi esiste, una volta era soltanto un'idea nella testa di qualcuno, e ancora prima era soltanto un'intuizione. Gli hotel, i palazzi, una squadra di calcio, il bar vicino casa tua, le automobili, il computer che usi, una volta non esistevano. Non esistevano a livello fisico e materiale, ma esistevano come forma di intuizione. Poi qualcuno ebbe l'intuizione di creare, ad esempio, la bicicletta, e in quel momento la bicicletta esisteva solo nella mente di quella persona. Dopo molti anni e dopo diversi esperimenti falliti, la bicicletta venne creata anche fisicamente. Quindi, prima la bicicletta esisteva come intuizione, poi divenne un'idea nella testa di Leonardo da Vinci, e solo dopo molti anni la bicicletta venne creata fisicamente. Quindi il processo è intuizione, idea e oggetto fisico. Dove si trovava la Gioconda prima che Leonardo la intuì? Dov'era il Colosseo prima che a qualcuno arrivasse l'idea di crearlo? Tutte le creazioni esistono su un piano più elevato e aspettano che qualcuno le intuisca e le porti nel mondo fisico. L'intuizione è un canale che collega un essere umano al piano dove esistono già tutte le idee. L'intuizione è una conoscenza istantanea, immediata e non è filtrata dal ragionamento. L'intuizione quindi è un canale accessibile a tutti. Se vuoi ricevere molte più intuizioni, devi considerarti uno strumento al servizio della vita. Se ti consideri uno strumento attraverso la quale la vita agisce, riceverai molto più intuizione, perché il considerarsi responsabili delle intuizioni che riceviamo chiude il canale dell'intuizione. Il blocco dello scrittore arriva proprio a chi si reputa irresponsabile delle intuizioni che ha ricevuto e inizia a pensare: riuscirò mai a scrivere qualcos'altro di geniale? Ma questa è una paura infondata. Non sei tu che hai scritto il libro, ma hai ricevuto l'intuizione con tutta la trama. Quindi devi solo mantenere il canale aperto. Indipendentemente dall'idea che ti arriva, non sei mai tu che la produci, ma tu la ricevi. Mantenere questa consapevolezza fa sì che hai molte più intuizioni. Se vuoi approfondire che cos'è l'intuizione, come funziona e come favorirla, il videocorso Nati per essere felici è perfetto per te. Trovi il link nella descrizione di questo video.